Evagrio Pontico, Sentenze, gli otto spiriti della malvagità, esortazione ai monaci. Il digiuno recide il disordine alimentare, la continenza insieme alla preghiera rimuove l'intemperanza della lussuria. L'elemosina riduce l'avarizia, madre dell'idolatria, la speranza in Dio recide il pensiero per le cose materiali. La lettura delle parole di Dio rappresenta un limite per una mente che vaga, la generosità e la salmodia mitigano l'attacco d'ira. La pazienza e le lacrime frenano l'accidia. La tristezza per le cose di questo mondo viene messa a tacere dal disprezzo verso ciò che è volutà. L'umiltà e l'avversione per la brama di potere, di comando, dispongono all'accoglienza. L'immensa umiltà che afferma «Io sono terra e cenere» e ancora «Se il Signore non costruisce la casa, invano vi fatica il costruttore e tenta di custodirla. Fa cessare la superbia, il male antico, abominio al cospetto del Signore». Davanti al quale anche Dio si oppone. Come non è possibile che acqua torbida torni pura senza rimanere ferma, così non è possibile conservare intatta la condizione di quiete del monaco, se con ogni cura e perseveranza non si manterrà l'esichia. Il molto parlare disturba l'anima, un sonno senza misura ottunde la coscienza. Il vagare del desiderio mina una mente innocente. Un riso smodato rovina un carattere formato. Molti incontri disturberanno una buona condizione spirituale. Le mormorazioni ci allontanano dalla pace. La familiarità con i malvagi rende simile a un uomo trafitto da frecce. Se uno continua a farsi trafiggere, finirà col rimetterci anche la vita. Se passerai tutto il tuo tempo in un monastero, non acquisterai la virtù che dà pienezza alla tua anima. Quantunque fossi divenuto figlio di Dio e fossi passato dalla morte alla vita, pur dimorando in te il Signore, non ti dovrai aspettare di ricevere in eredità il regno dei cieli. Cura, sforzo e morte del corpo producono lacrime. Le lacrime a loro volta detergono l'anima dai peccati, nello stesso modo in cui la pomice rimuove la ruggine del ferro. Dolce è il piacere, ma turpe è l'ombra che proietta all'esterno, difficile da raggiungere la virtù, ma perpetua la gloria dei santi e dei giusti. Come un uccello nel suo bel volo fende l'aria, così un'anima dotata delle ali delle virtù è capace di volare in alto. Come una nuvola impedisce ai raggi del sole di mostrarsi, così l'ira spegne la luce dell'anima. Come le gocce di pioggia non si possono contare, così la sapienza di Dio è inaccessibile. Come non è possibile portare l'acqua verso l'alto senza averla completamente racchiusa, perché non abbia modo di uscire, così anche la mente non potrebbe pensare alle cose di lassù e trovarsi nella regione delle cose incorporee senza aver purificato il cuore. Bisogna infatti che esso si volga contro le cose dalle quali è dominato. Come non è possibile vedere la propria immagine nell'acqua agitata, così anche la mente non potrà vedere il Signore come in uno specchio senza aver messo ordine dentro di sé e purificato l'anima dalle affezioni materiali. Come non è possibile costruire una torre senza un muratore, così non è possibile acquistare la sapienza di Dio senza il combattimento e non è possibile riuscire nello scontro senza l'intelligenza e non è possibile trovare l'intelligenza senza il desiderio di Dio e l'impegno. Come non è possibile che una pianta dia frutto senza che sia stata a lungo nella terra, rimanendo bagnata dalla pioggia, così un uomo non porterà un frutto compiuto di giustizia se non sopporta affanni ed inquietudini per la verità. Come non è possibile ricavare vasi dal ferro senza averlo messo nella fornace, così non è possibile che si diventi santi senza le prove e le tentazioni dell'avversario, senza essere perseveranti. Chi fugge la prova utile, fugge la vita eterna. Chi non sopporta le tribolazioni per il Signore, non vedrà il talamo di Cristo. Come l'acqua fa crescere le piante, così le difficoltà fanno crescere il senso di giustizia nell'anima del giusto. Chi non maltratta e sottomette le proprie carni, ma cerca desideri carnali, non mangerà il cibo di verità e non indosserà una veste di luce. Come il sole non è causa per il cieco del fatto che non lo illumina, infatti la causa è nella debolezza della vista, così chi è privato del sole di giustizia rimproveri se stesso perché questo gli capiterà in seguito a una condotta sconsiderata. Come un morto non sente la lode o l'insulto, così un uomo di fede disprezza la gloria e il disonore. Come una fonte ripulita dalle scorie presenti versa un'acqua pura, così anche la mente purificata dall'ira, dal rancore e dalle preoccupazioni per il corpo trova la conoscenza pura e al possessore rende un dolce piacere.
come chi ha intrapreso un viaggio qualora non abbia portato a termine il cammino, ma si sia fermato a metà strada, si copre di ridicolo senza raggiungere nessuna delle due mete, né quella dalla quale è partito, né quella verso cui tende. Così chi ha cominciato a seguire la legge di Dio, se non porta a termine la corsa, divenuto spregevole e totalmente oggetto di riso, sarà privato della vita eterna. Come non è possibile che un lottatore riceva il premio senza aver combattuto, così non è possibile diventare un cristiano senza lottare. Come non c'è bilanciamento se pende da una parte, così non è possibile compiere il mandato di Dio se vince il pensiero della carne. Come non è possibile apprendere un'arte senza che si siano dedicati ad essa tempo ed attenzione, così non è possibile pregare per colui che non aderisce a Dio con integrità di cuore. Chi non ha acquisito la preghiera pura non ha come difendersi nel combattimento. Chi non è adornato delle virtù di Dio diventerà dimora dei demoni. Come non è possibile ospitare una regina in casa di un povero, così non è possibile accogliere Cristo in un'anima resa sordida dai peccati. Come un luogo incolto viene dissodato con il lavoro operoso e diligente, così un'anima resa selvaggia dai peccati viene addomesticata se vivrà in base alla legge di Dio. Come uno scoglio nel mare resta fermo e immobile pur essendo battuto dai marosi, così chi è assestato nelle virtù e si è tutto permeato di esse non sarà scosso dal diavolo. Come un medico pensa a un farmaco per la cura di un male, così la conoscenza meditata di Dio istruisce chi è partecipe di essa circa il modo in cui possa custodire se stesso e giungere a cose più grandi. Come un torrente finisce in una forra e si crea un varco, così anche un peccato ammesso genera la rovina di quello che lo ha accolto. Come un cervo che è caduto nella rete non può liberarsi facilmente, così non sfugge al peccato chi insegue i suoi desideri e rimane impigliato in questo mondo. Le passioni cattive sono lacci difficili da slegare. Come una vite che non porta buoni frutti viene tagliata perché il terreno non resta improduttivo, così pure sarà sradicato chi non dà frutti di Spirito Santo. Come è difficile che un uomo colpito da un dardo non ne riceva danno, così è impossibile che un monaco che abbia accolto un pensiero cattivo non ne sia rovinato. Come chi va fuori dalla retta via si smarrisce in una regione sconosciuta, così pure un uomo erra se non crede alla consustanziale Trinità. Come ognuno, pur essendo diviso in tante parti, è uno per natura, così pure la Santa Trinità, anche se si distingue in persone e ipostasi, è una per natura. Non potresti comprendere la natura di Dio neppure se potessi volare con le ali. Dio è incomprensibile, perciò è anche il Creatore nostro. Come un vaso che è stato fabbricato ignora l'origine e la natura di colui che l'ha prodotto, così anche un uomo non potrà scoprire il principio e l'essenza di Dio. Non affaticarti inutilmente sulla Trinità, ti basta credere e adorare. Colui infatti che si mette ad indagare non crede. Procuratevi la sapienza, non il denaro. Fatevi una veste che splende di Cristo Signore nostro, più di un qualsiasi abito di tessuto finissimo, perché questo possesso non vi gioverà nel giorno della morte. Come un fuoco divora la boscaglia, così ogni peccatore sarà divorato dal fuoco perenne, che non può finire, costui sarà assaggiato eternamente. Niente di grande se siamo stati giusti, per il fatto che siamo stati creati in principio da Dio, come cosa molto buona, e noi questo dovremmo diventare. Chi vive contro natura non serve ai precetti di Dio. Tutta la sapienza sta nel timore del Signore, tutta quell'educazione che non insegna la legge del Signore è stoltezza e follia. Fede e battesimo non ti libereranno dal fuoco eterno senza opere di giustizia. Se infatti ti sei conformato a Cristo, medita i suoi precetti e se credi nel futuro, impegnati per la vita eterna e temi la spada folgorante. Se non custodisci correttamente i precetti di Dio, non dire di te che sei un uomo di fede. Ogni creatura ottempera al precetto di Dio, solo l'uomo, per il quale tutto è stato fatto, non obbedisce. Non offriremo niente a Dio se conserveremo noi stessi casti, ma ci procureremo la vita e l'indicibile godimento dei beni terreni. Non dire «non posso custodire il mandato di Dio per via del padre, per via della madre, per via delle mogli, per via dei figli o per via di qualcun altro». Non saranno questi infatti che ti salveranno dall'ira imminente e da ogni verme che non muore. Chiunque si oppone all'azione positiva dei precetti di Dio e delle virtù sia per te spregevole e odioso. Con uno simile non è bello neppure mangiare. Ognuno che ascolta l'insegnamento di Dio e non lo mette in pratica riceverà molte percosse, in quanto costui, pur conoscendo la volontà del Signore, non ha agito in base ad essa.
La disobbedienza di chi respinge la parola di Dio sarà punita. Invece chi ascolta e mette in pratica la volontà del Signore è felice in quanto sarà partecipe della vita eterna. Amen. Evagrio Pontico, sentenze, gli otto spiriti della malvagità. Esortazione ai monaci.